Stiamo parlando di Plushenko, appunto lui annuncia ovviamente il quadruplo, lui ne ha fatto del quadruplo che deve esserci nella gara maschile, ne ha fatto una bandiera dall'Olimpiade di Vancouver, dove insomma ancora viva la polemica del campione olimpico Lisacek che ha vinto senza quadruplo. Però qui Plushenko dice di essere arrivato non al meglio della sua forma, ieri postava proprio su Facebook, no, i problemi che ha ancora muscolari, è stato anche avuto un leggero intervento alla schiena, un'infiltrazione per un'ernia al disco, per cui è dovuto andare a farsi anche controllare, però ha una forza incredibile, dice: i medici mi avevano detto che dovevo stare un mese a letto, io dopo 7 giorni ero già sul ghiaccio. E questo è Plushenko. Esatto. Non abbiamo dubbi su questo, vero? Esatto. E non solo sul ghiaccio, ma magari tripleggiando qua e là. Sì. E ieri infatti poi in allenamento ha fatto un quadruplo subito, ha detto: ho fatto il quadruplo però non ho più saltato, ho detto bene, posso andare via. È fantastico, bisogna dirlo. Plushenko tra l'altro è diventato papà per la seconda volta proprio il 6 gennaio, e quindi avremo anche papà Plushenko, mentre adesso noi andiamo a seguire l'atleta finlandese Walter Virtanen. E conclude la sua prova l'atleta Walter Virtanen, atleta finlandese che però da quest'anno si è spostato proprio in Germania per allenarsi, si allena ad Oberstdorf con Stefan Zins. Walter Virtanen, 25 anni. Adesso andremo a vedere, perché il suo personal best è di 44,59, quindi davvero per Malol Atanasov è stato un risultato importantissimo, anche se stavo controllando proprio i minimi tecnici richiesti per il mondiale e in questo caso siamo ancora lontani in questo gruppo, lontani, perché il tecnico minimo richiesto nello short per il mondiale, per il maschile, per la gara maschile è di 35, per quello che riguarda il free è di 65. Franca. Sì, e poi in questo caso c'è stato anche l'errore sulla combinazione, vedi qui il triplo loop è arrivato male, ha dovuto uscire fuori, attaccare il doppio talk dopo, ma non conta niente, quel doppio talk comunque la combinazione a quel punto non è eseguita, quindi quando nel corto c'è un elemento proprio mancato in questo modo, già sappiamo, io ho imparato a sapere che non può essere un punteggio eclatante. Anche perché, come diciamo sempre, è bene partire bene, se è un gioco di parole nella gara, no? Nello short, perché lo short veramente, soprattutto poi in questo caso dove è qualificante, no? Deve qualificare per la fase finale, fare un buono short e mettere un po' una prima pietra importante. Sì, esatto. E proprio il mantra dello short è
pattinare pulito, è meglio una scelta di un elemento un pochino più facile, ma portare a termine il compito senza errore. Questo è un po' il segreto dello short, certo, facile a dirsi, meno a farsi, però è così che funziona. E stiamo vedendo adesso proprio i saluti dell'atleta finlandese, campione nazionale 2013. L'anno scorso all'Europeo si era classificato nella preliminary, si era fermato nel preliminary round con la 16ª posizione. Ed ecco, infatti, 48-41, un punteggio più basso dell'atleta della Bielorussia. Abbiamo visto anche il tecnico di 25-31. Dicevamo, in questa situazione ancora appunto i minimi tecnici sono molto lontani da quelli che servirebbero per un mondiale. E mentre stiamo vedendo 23-10 per i components.